giovane vento si era innamorato di un bellissimo albero di albicocco e giocava con le sue foglie verdi. Ma Tempesta, signora dei venti, lo venne a sapere. Mi chiamo Méline Ciorbaccian, sono nata a Damasco da genitori armeni. Armélie, una parola del dialetto veneto tipicamente veneziana, significa albicocca. Svela la credenza che il frutto fosse di origine armena. Il duduk è uno strumento a fiato che fa parte della famiglia degli oboi. Viene costruito rigorosamente con il legno di albicocco. Mkhitar è ispirato dall'idea di porsi come un ponte tra la chiesa armena e quella romana. Samuel Murat e suo suocero Raphael lasciano per testamento un'ingentissima somma di denaro perché vengano istituiti i collegi. Mi chiamo Vaimon Gian, sono un armeno della diaspora. Io sono arrivato a Venezia nel 1960. È curioso come il popolo armeno, che ha sempre trovato ostacoli a vivere sulla terra dove ha avuto origine, sia così legato a una città posta sull'acqua. In pratica, dovunque una cittadina, una persona di origine armena si rechi, può cercare gli altri armeni.